Per più di un quarto di secolo è stato l'indiscusso dominatore dei cieli. Il Concorde è l'aereo per chi ama davvero volare. Il più sofisticato aereo di linea mai costruito. Un capolavoro assoluto. Un progetto costato più di 3 miliardi di sterline. Ci sono voluti 15 anni per costruirlo. E rimane tuttora il più veloce aereo di linea della storia. Due volte la velocità del suono, il 10% più veloce di una pallottola. Questa è la straordinaria storia di una macchina straordinaria. Raccontata da progettisti. Lo consideravano tutti un ottimo velivolo. Già contemplarlo era un'esperienza. Piloti. Il comandante Walpole mi ha telefonato e mi ha detto: spero che tu non abbia programmi per i prossimi 2 anni. E passeggeri. Sorseggiavi il miglior champagne, gustavi il miglior cibo. Il servizio era migliore che in prima classe. Era da classe Concorde. Dal primo trionfale volo alla sua tragica fine. È il momento di dirgli addio. E sono venuti in migliaia a salutarlo. L'aereo che ha sfidato ogni previsione e che ha segnato l'età d'oro del trasporto supersonico. È stato un precursore. E solo da pochissimo tempo la concorrenza ha cominciato a recuperare terreno. Il Concorde comincia i suoi regolari voli di linea nel 1976. Sono stati investiti circa 3 miliardi di sterline per progettarlo, svilupparlo e costruirlo. È il jet commerciale più veloce e rivoluzionario che il mondo abbia mai visto. Ma alla British Airways la gestione dell'aereo costa una fortuna. Alla British erano convinti che sarebbe stato un disastro. Non vedevano l'ora di liberarsene. Per loro non era una questione di se, ma di quando. Infatti, nel corso dei primi 5-6 anni sono stati persi diversi milioni di sterline. La British ha acquistato il Concorde solo per le pressioni del governo inglese. Ma nel 1981 nomina un nuovo presidente che si rifiuta di rifondere ulteriori perdite. Lord King incarna le politiche thatcheriane ed è spietato nel taglio dei costi. Poco dopo il suo arrivo alla compagnia aerea, licenzia 15.000 dipendenti. Inoltre si sbarazza di gran parte del CDA, preferendo rivolgersi ad altri settori dell'azienda britannica per cercare idee su come renderla più redditizia. 3, 2, 1, vai! Avevo scritto molte lettere al CDA nelle quali avevo proposto diversi progetti. Lord King mi ha convocato nel suo ufficio e mi ha detto: «Capitano Walpole, le darò la possibilità di mettere in pratica i progetti che ci sottopone da qualche tempo. Intendo creare una divisione Concorde all'interno di British Airways e lei ne sarà a capo. Ha 2 anni per rimetterla in sesto. Se nei prossimi 2 anni non ci riuscirà, taglierò tutti i voli del Concorde». Dopo aver accettato la sfida, Walpole segue l'esempio del suo capo. Scavalca i dirigenti della British e coinvolge i suoi collaboratori per cercare di rilanciare le fortune del supersonico. Il comandante Walpole mi ha telefonato e mi ha detto: «Spero che tu non abbia programmi per i prossimi 2 anni. Avviamo la divisione Concorde». Ed era abbastanza insolito avere 2 semplici piloti alla guida di una seppur piccola divisione. La nuova divisione viene costituita nel 1981, ma il suo traguardo è proibitivo. L'anno precedente il Concorde ha accumulato perdite per 16 milioni di sterline. Il primo giorno ci siamo seduti in quel buco di ufficio che avevamo. Abbiamo preso una tazza di caffè e ci siamo detti: e adesso che cosa facciamo? Il primo passo è quello di commissionare una ricerca per approfondire la conoscenza della clientela. Così scoprono che in gran parte non si tratta semplicemente di ricchi e potenti. Molti rivestono ruoli così importanti nelle rispettive aziende che non prenotano di persona i loro biglietti di andata e ritorno da 4.000 sterline.
Quando ci hanno consegnato i risultati, gli ho detto: potreste tornare a chiedere loro se sanno quanto costa il biglietto del Concorde? E siamo rimasti di stucco quando abbiamo scoperto che circa l'80% non conosceva il prezzo del biglietto. Ed è stata questa la svolta. Ho detto: tornate da loro e domandategli quanto costa. E puntualmente, quasi tutti pensavano che il costo fosse più alto di quello effettivo. A quel punto è arrivato il suggerimento della sezione marketing. Allora spendete più soldi per informarli che non è così costoso. E io ho ribattuto: no, no, li facciamo pagare il prezzo che credono di pagare. A chi prendeva il Concorde non interessava quanto sarebbe costato il biglietto. O era ricco sfondato o comunque glielo pagava l'azienda. Abbiamo avuto un effetto Harrods. Più aumentavano le tariffe, più aumentavano i passeggeri. Oltre a lavorare sulle tariffe del Concorde, la nuova divisione rivoluziona il marketing. Essendo piloti, conoscono per esperienza l'affetto e l'entusiasmo di chi viaggia in aereo. E convincono la British a condividere questo entusiasmo e a rendere il Concorde la stella indiscussa delle sue campagne pubblicitarie. La dirigenza lo considerava un lusso inutile e noi ribattevamo: non è un lusso inutile, è il nostro fiore all'occhiello, perché sapevamo che un volo sul Concorde era il sogno di tanta gente. A partire dal 1984, più o meno, è diventato l'aereo distintivo di British Airways. E se guardavi dirette di incontri di cricket, rugby, calcio, oppure gli Open di golf, prima o poi sarebbe passato un Concorde. E non era qualcosa di casuale, era tutto pianificato. Nella prima metà degli anni Ottanta viene sfruttata ogni opportunità di marketing. Il Concorde viene pubblicizzato come un aereo di linea veloce quanto un caccia militare. Questa è l'unica fotografia del Concorde che vola a Mach 2, due volte la velocità del suono. L'ho scattata da un caccia tornado. Nel 1986, per celebrare il decimo anniversario del primo volo del Concorde, la divisione organizza un servizio fotografico speciale. Ci siamo riuniti e, scherzando, ho detto a Brian: facciamoli decollare tutti e sette e facciamoli volare in formazione. Ha risposto: no, è impossibile. Ma potrebbe esserci l'occasione di avere quattro Concorde disponibili nel periodo natalizio, quando non sono tutti in servizio sulle loro rotte. E lo abbiamo fatto proprio alla vigilia di Natale. Avevamo 100 dipendenti su ogni singolo Concorde. Siamo decollati. Dietro di noi c'era un aereo che scattava foto. Come può vedere, questi sono i nostri due piloti e ci sono anch'io. Qui stiamo rullando durante il decollo da Heathrow per fare il servizio fotografico coi quattro Concorde. Siamo decollati circa 10 minuti prima e abbiamo girato in cerchio per un po', quando finalmente abbiamo visto i quattro Concorde sbucare dalle nuvole. Grazie alla loro superiore manovrabilità, i Concorde riescono a effettuare il primo volo in formazione nella storia degli aerei di linea. Questa è l'ultima foto che ho scattato prima che rompessero la formazione per rientrare a Heathrow. Sono perfettamente allineati. Tutti ci hanno chiesto: come avete ottenuto l'autorizzazione per fare quel volo? E noi abbiamo risposto: semplice, non l'abbiamo chiesta a nessuno. All'epoca del servizio fotografico, la divisione Concorde ha raggiunto e superato gli obiettivi fissati da Lord King. Ora realizza utili. Ed è la protagonista di tutte le campagne pubblicitarie della British. Lo scorso anno gli aerei British Airways hanno percorso più di 240 milioni di chilometri. Più di un viaggio di andata e ritorno tra la Terra e Marte. La combinazione di taglio dei costi, aumento delle tariffe e cambiamento di immagine ha prodotto risultati più velocemente di quanto pensassimo. E così siamo passati da perdite per 16 milioni all'anno a ricavi netti annuali molto superiori ai 50 milioni di sterline. A 25 anni dalla sua progettazione, il Concorde è diventato un successo finanziario, status symbol per eccellenza.
Per i ricchi e famosi degli anni Ottanta, è l'unico modo di volare. Il Concorde è un aereo di linea unico nel suo genere. È così avanti rispetto ai tempi che è in grado di competere in velocità con i più sofisticati aerei militari. Rimane in servizio per 27 anni. E per un po' contribuisce a segnare un'epoca. La fine degli anni Ottanta è l'era degli yuppie. Nella City c'è chi accumula rapidamente grandi fortune. Negli autosaloni le Porsche vanno a ruba. E il Concorde è il mezzo di trasporto più esclusivo per i ricchi e potenti. I passeggeri che viaggiavano sul Concorde erano celebrità e personaggi di spicco dell'alta politica e dell'economia. Erano uomini d'affari, per loro il tempo era denaro. Potevano arrivare a New York in 3 ore e mezza invece di impiegarne 7-8. Offre diversi vantaggi, riduce il jet lag. 3 ore e mezza in meno fanno una grande differenza. Parliamo di un'epoca anteriore all'arrivo dei cellulari e di tutta la tecnologia digitale a cui siamo abituati. Incontrarsi faccia a faccia era la cosa più importante. Potevo partire da Londra alle 8 del mattino. Arrivavo a New York con un'intera giornata di lavoro davanti e poi potevo prendere il Concorde ed essere su quella sedia alle 19.45, in tempo per il TG delle 20. Il Concorde è diventato un'icona globale. Nel 1986 appare sulla copertina di Executive Travel Magazine con Fred Finn, uomo d'affari e viaggiatore da record. Nessun altro al mondo aveva volato quanto lui. Quella copertina era dappertutto, dico sul serio. E per me è motivo d'orgoglio perché rappresentava i simboli dell'eccellenza britannica. Quella foto ha fatto epoca. Finn vola sul Concorde quasi ogni settimana, accumulando ben 738 voli. Più di alcuni piloti del supersonico. La mia storia d'amore col Concorde è durata più dei miei primi 2 matrimoni messi insieme. L'immagine e la velocità del Concorde attirano anche le celebrità. Qualunque star della musica, attore o modella di una certa fama vuole viaggiare nella sua cabina piccola ma lussuosa. E dal momento che a bordo non ci sono divisioni in classi ma un unico esclusivo club, tutti si mescolano. Se a bordo c'era qualche celebrità, l'atmosfera sembrava quella di un party. A volte ti sedevi accanto a Mick Jagger o Sting. John Travolta. La principessa Diana. Eric Clapton. Michael Douglas. Paul Newman. Bruce Springsteen. Tom Selleck. Elton John. Elizabeth Taylor. Paul McCartney, diverse volte. Si sedeva e si metteva a disegnare facce buffe. Richard Nixon. Michael Winner. Un incontro memorabile è stato quello con Muhammad Ali. Johnny Cash era un mio grande amico, sì. Sir Richard Attenborough. Elvis Costello. Ho volato con Dolly. Tom Cruise e Robert De Niro. Il mio preferito è stato Rudolf Nureyev. Mick si è alzato e abbiamo fatto una foto insieme. Un bel momento. Quando viaggiavi sul Concorde, tutti i passeggeri chiacchieravano tra loro. A parte David Frost, che se ne stava sempre per conto suo. Oltre a essere l'aereo preferito delle celebrità, il Concorde è apprezzato anche dalla casa reale. La regina lo usa per alcune visite di Stato. Sono stato uno dei 3 comandanti che ha portato Sua Maestà la Regina a Washington. Ecco, quello è stato un grande onore. Per me quello è stato un vero privilegio. Il Concorde è apprezzato anche dalla principessa Diana, alla quale è concesso di visitare la cabina di pilotaggio. Nemmeno la regina madre resiste all'idea di farsi un giro sulla Gran Bretagna per il suo 85esimo compleanno. Si è divertita moltissimo e ha fatto tantissime domande pertinenti. Lord King conosceva la regina madre e l'ha invitata a fare un volo da Londra fino in Scozia per poi tornare indietro sorvolando il mare del Nord. E quando abbiamo virato su Heathrow ho detto: «Maestà, mi permetta, credo che quel posto le sia familiare». E lei ha fatto: «Oh, Buckhouse!» «Esatto, maestà, quello è Buckingham Palace. Per fortuna ho fatto un discreto atterraggio, credo che non se ne siano neanche accorti».
Per non deludere le aspettative di una clientela esclusiva, la divisione Concorde seleziona con cura il personale di bordo, che è sottoposto a un addestramento più lungo e impegnativo rispetto ai colleghi. Signore? In effetti ci sentivamo un po' speciali, perché eravamo in pochi. Eravamo stati selezionati in 200 per servire a bordo del Concorde. Gli assistenti di volo hanno anche un'uniforme diversa per distinguerli dal resto del personale. Lo stilista Hardy Emis ha puntato su un guardaroba versatile. Ha creato capi lavabili e intercambiabili. Un comodo gilet in cashmere da indossare sull'abito o sui pantaloni. Sì, per l'epoca erano molto eleganti. Rivedendole ora sembrano un po' datate. Un tailleur pantalone pratico e alla moda per ragazze sempre in movimento a 17.000 metri di quota. È un lavoro prestigioso, ma anche impegnativo. A causa della velocità del Concorde, il servizio a bordo su Londra a New York va portato a termine nella metà del tempo. A bordo veniva servito solo il meglio del meglio. Il miglior champagne, la migliore cucina, era tutto al top. Sorseggiavi il miglior champagne, gustavi il miglior cibo. Il servizio era migliore che in prima classe. Era da classe Concorde. Il cibo sul Concorde era delizioso, era buonissimo. Lo servivamo su un vassoio con l'hors d'oeuvre già impiattato. C'era anche un fiore e una tovaglia bianca damascata. Nell'hors d'oeuvre servivano anche barchettine di caviale. Abbiamo sempre avuto il miglior filetto, il miglior salmone affumicato, i migliori gamberoni, tutti piatti tipici degli anni Ottanta. Era straordinario. E poi portavamo il dessert. Era tutto delizioso. Infine offrivamo caffè e liquori. E in quegli anni, che ci crediate o no, offrivamo sigari Macanudo. I passeggeri si accendevano il loro sigaro e se lo fumavano a bordo. Si servivano vini e champagne d'annata. A volte capitava di stappare uno champagne per un solo passeggero, che magari ne beveva solo mezzo bicchiere. E dovevamo versare il resto nel lavabo, perché non potevamo atterrare con una bottiglia aperta. A volte a fine volo ci facevamo un goccetto. Anche se il Concorde è un marchio di lusso, la divisione marketing decide che è arrivato il momento di rivolgersi a una clientela più vasta. Per la cifra relativamente modesta di 300 sterline, si vendono biglietti per voli supersonici di un'ora sul Golfo di Biscaglia. È stato un successo straordinario. Ha permesso a chiunque fosse disposto a spendere qualche centinaio di sterline di vivere l'esperienza del Concorde. Io e mia moglie l'abbiamo aspettato in giardino, avrebbe sorvolato casa nostra. È passato e ci siamo guardati. Le ho chiesto, ti andrebbe? Ha risposto sì. Siamo corsi in casa e abbiamo prenotato due biglietti. Prima di entrare, mentre salivamo la scaletta, ci è venuta la pelle d'oca, pensi? Saremo partiti. Il capitano era John Hutchinson e ci ha dato il benvenuto a bordo. Buongiorno, signore e signori. Mi chiamo John Hutchinson e sono il capitano del vostro Concorde. Ha detto, siete fortunati perché oggi c'è il ponte e a bordo pista abbiamo una folla enorme. Vogliamo offrirle un grande spettacolo. Effettueremo il decollo dando piena potenza ai post bruciatori. Secondo me i passeggeri consideravano il decollo il momento più emozionante del volo. Era un decollo molto dinamico. Quando davi massima potenza, sembrava che l'aereo stesse scalpitando. Ha detto, ora sto dando tutta potenza. Tra poco rilascerò i freni e partiremo. E sembrava quasi che un'enorme mano mi premesse con delicatezza sul torace. Non è stato sgradevole, anche se mi ha schiacciato contro il sedile. Eh sì, mi emoziono soltanto a pensarci, immaginate un po'. Abbiamo percorso la pista, sfrecciavamo a tutta velocità, poi di colpo è decollato e siamo saliti praticamente in verticale. Non potevo crederci.
Offrivamo champagne a fiumi, mangiavano e poi, come in un'operazione militare, entravano a turno in cabina di pilotaggio per le foto di rito. Ricevevano un certificato e per tutto il volo si sentivano solo commenti entusiastici. Come potete immaginare, l'atmosfera sui voli charter era completamente diversa. Era decisamente festosa. Era emozionante. Erano tutti eccitatissimi. L'atmosfera era davvero elettrizzante. I voli charter a prezzo ridotto fanno aumentare ulteriormente i profitti e sono un'esclusiva di British Airways. La British utilizzava il Concorde per questi voli ludici. Questo grande aereo di lusso era disponibile per chiunque volesse farsi un giro sul Golfo di Biscaglia o magari sulla Finlandia da Babbo Natale. Molti inglesi potevano concedersi il Concorde. I voli dell'Air France rimanevano un lusso. Credo che fosse un aeroplano unico nel suo genere e vi assicuro che non avrei mai immaginato che un giorno avrei volato a due volte la velocità del suono. Mettiamo che questo lavoro avesse cominciato a stancarti e non ti stimolasse più come un tempo. Bastava pilotare uno di quei charter e osservare la luce negli occhi dei passeggeri, la loro emozione, l'entusiasmo. A quel punto ci tenevi a far sì che per loro quello fosse un giorno memorabile e quella sensazione lo rendeva memorabile anche per noi piloti. Negli anni 90, i giorni dei bilanci in rosso sono un lontano ricordo e ormai il Concorde è il fiore all'occhiello della British Airways. Ma all'alba di un nuovo decennio, i suoi giorni di gloria troveranno una fine improvvisa e orribile. Il Concorde è un aereo d'élite, tecnicamente all'avanguardia rispetto a qualunque altro. Per questo è affidato a un gruppo scelto di piloti. Il Concorde non era più difficile da pilotare, era solo diverso. E siccome aveva prestazioni uniche, disponeva di diversi sistemi assenti negli aerei di linea convenzionali, quindi c'era molto da imparare. Il programma di addestramento dei piloti comincia nel 1974, due anni prima che il Concorde entri in servizio sulle rotte commerciali. È notoriamente complicato e tre volte più lungo di un normale corso di addestramento. Era un corso estenuante e dall'inizio alla fine assorbiva sei lunghi mesi. E ve lo dice qualcuno che già allora pilotava aerei da 25 anni. All'inizio metà dei comandanti non sono riusciti a superarlo. Magari quegli uomini avevano pilotato i bombardieri Lancaster durante la guerra, ma non superavano gli esami. E non perché l'aereo fosse difficile da pilotare, ma perché non erano pronti mentalmente ad adattarsi alla velocità di un aeroplano che attraversava l'Atlantico a Mach 2. L'aggiornamento dei piloti prevede due mesi di studi intensivi a Bristol, dove il Concorde è stato progettato e costruito. I piloti devono superare esami settimanali prima di procedere oltre. Quindi si passavano qualcosa come 85 ore nel simulatore di volo. Quando il simulatore viene costruito, costa 3 milioni di sterline, pari a 33 milioni di euro di oggi. Qui ci troviamo nell'unico simulatore di Concorde ancora operativo al mondo. Sembra di essere a Heathrow. La grafica è molto realistica e stiamo per decollare proprio come facevano i piloti durante l'addestramento, come ho fatto io e tutti i miei colleghi. Sto per decollare a 270. Accendo i post bruciatori. Spingo la manetta alla massima potenza. Quattro motori Rolls-Royce Olympus 593, ognuno dei quali sviluppa una spinta di 139 kN, ci fanno accelerare. Siamo già a 160 km orari. Ora chiamo la V1, la velocità di decisione oltre la quale non posso abortire il decollo. V1. Il prossimo richiamo è la velocità di rotazione, quando agisco sull'equilibratore per sollevare il muso e salire di quota. Decolliamo e scattano le luci verdi. Saliamo di quota e questo va su. Ci avviciniamo ai 460 orari. Spengo i post bruciatori, abbasso la manetta e riduco potenza.
Dopo 7 settimane nel simulatore, i piloti devono superare un test prima di mettersi ai comandi dell'aereo vero e proprio. A quel punto si passava alla fase di volo, si volava e si atterrava su un vero Concorde ed è molto diverso che pilotare un qualsiasi aereo subsonico. I 4 motori Olympus fanno accelerare il Concorde a velocità doppie rispetto a quelle di una Formula 1 e il primo volo è sempre un'esperienza coinvolgente. La scarica di adrenalina era pazzesca, perché era un bestione potentissimo. Il primo decollo sbalordisce, è ancora sorprendente per chiunque lo sperimenti. Non avevamo i serbatoi pieni e dunque l'aereo era molto leggero. E le prestazioni erano all'altezza di un caccia militare. È stato incredibile, era davvero meraviglioso avere tutta quella potenza tra le mani quando sfrecciavi sulla pista di decollo. Ricordo che quando ho spinto la manetta, l'aereo è schizzato lungo la pista come una saetta. Che fantastica sensazione! Sembrava una di quelle scene dei cartoni di Tom e Jerry, quando Tom trattiene Jerry per la coda e poi lo molla. Mentre scattava sentivo solo la velocità che aumentava, 180 orari, V1, rotazione, poi saliva con 20 gradi di inclinazione. Sembrava un angelo che aveva nostalgia di casa. Era incredibilmente difficile fermare l'aereo durante la salita. Sembrava avere un istinto, voleva volare a tutta velocità. Completato l'addestramento, i piloti del Concorde ora sono in grado di pilotare l'unico aereo capace di competere con velivoli militari ultra segreti. Alcuni piloti dell'aereo spia Blackbird ci hanno raccontato una storia. Un giorno stavano sorvolando l'isola di Cuba a 18.000 metri di quota, con i loro caschi speciali e le tute spaziali. Si è fatto vivo un controllore del traffico aereo. Spostatevi di 50 km più a nord. Perché? Hanno chiesto. Perché sta per passare un Concorde. Ci hanno detto che è stato surreale. A quella stessa quota c'era un Concorde con 100 passeggeri in giacca e cravatta che bevevano champagne, mentre i piloti erano in tuta spaziale. Secondo me, questo aneddoto dice molto sul livello tecnologico di quell'aereo. La velocità del Concorde, il rigoroso addestramento dei piloti e il lusso sfrenato a bordo sono una combinazione irresistibile. Negli anni 90, una grossa fetta dei profitti annuali della British Airways è spesso generata dal Concorde. Ma con l'arrivo del nuovo millennio accade l'impensabile. Nel luglio 2000, il volo Air France 4590 si schianta dopo essere decollato dall'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. Per prima cosa ho telefonato al mio omologo alla Air France. Lui era appena arrivato sulla scena del disastro. E in quel momento ho davvero compreso le proporzioni umane del disastro, le 109 persone a bordo dell'aereo e le 4 a terra che purtroppo hanno perso la vita. Io e il mio collega eravamo decisi a scoprire cosa fosse successo e a fare in modo che quell'incidente non potesse più ripetersi. Il volo Air France è al completo, con 96 turisti tedeschi diretti a New York per una crociera di lusso di 3 settimane. Sapendo che il carico di bagagli è insolitamente pesante, il comandante decide di imbarcare più carburante nei serbatoi situati nelle ali a delta. Il comandante ha deciso di derogare alle normali procedure di rifornimento che di solito prevedono di riempire i serbatoi solo per l'82-83% della loro capacità, in modo da lasciare dell'aria all'interno. Il comandante, come era nelle sue facoltà, ha deciso altrimenti, li ha fatti riempire completamente. L'equipaggio sapeva che stavano decollando con 1 tonnellata extra rispetto al normale peso consentito al decollo, cosa illegale e pericolosa. Quello che non sapevano è che molti bagagli non erano stati conteggiati. Alcune valigie, tra le 19 e le 28, non erano sulla lista di carico e pur non essendo conteggiate, sono state caricate nella stiva. C'è un'altra cosa che l'equipaggio ignora. La presenza di un piccolo pezzo di aereo sulla pista di decollo.
Durante la fase di decollo, la ruota anteriore destra del carrello alare sinistro è passata su una striscia di metallo lasciata da un DC-10 della Continental Airlines. E quella striscia di titanio ha tranciato un pezzo di pneumatico di 4,5 kg. L'aereo andava a più di 300 km orari. In quel momento l'energia rotazionale della ruota era enorme e questo pezzo di gomma è schizzato sulla parte inferiore dell'ala. L'onda d'urto ha investito il serbatoio alare, nel quale non c'era aria. Quindi il pezzo di pneumatico non ha perforato l'ala, ma ha provocato una perdita di carburante dal serbatoio. Dal serbatoio, il carburante fuoriesce alla velocità di 100 litri al secondo. E una scintilla scoccata dal carrello danneggiato finisce per innescarlo. Già di per sé, questa catena di eventi è catastrofica. Ma in seguito al disastro, il team investigativo dell'ente dell'aviazione britannico fa una scoperta ancora più sconcertante. Qualche settimana dopo l'incidente, mi sono incontrato con uno dei meccanici dei Concorde della British Airways. Abbiamo esaminato il carrello principale e dopo un po' abbiamo notato che mancava un pezzo del carrello. Un paio di giorni prima dell'incidente, i meccanici avevano smontato il carrello sinistro e nella fase di riassemblaggio non avevano montato un componente, il cosiddetto distanziatore. Ci sono due cuscinetti in ruota, uno su ogni lato, e a fissarli in posizione c'è questo distanziatore in alluminio. Mancando il distanziatore, quei cuscinetti erano liberi di muoversi come le ruote di un carrello del supermercato. E il carrello ha finito per spingere l'aereo verso il lato sinistro della pista. L'inclinazione a sinistra li ha quasi messi in rotta di collisione con un 747 che era in attesa di immettersi sulla pista su cui sarebbe decollato. Tra l'altro credo che a bordo ci fosse il presidente francese Chirac. Quindi in quel momento credo che i piloti del Concorde abbiano pensato che non rimanesse altra scelta che effettuare il decollo. Pericolosamente sovraccarico, il Concorde viaggia troppo lentamente per decollare in sicurezza e sbanda sulla pista con una gomma bucata su una ruota malferma, perdendo carburante dal serbatoio nell'ala. Si è sollevato a malapena per 60 metri, ma non aveva raggiunto un'adeguata velocità di sicurezza e tutto quel carburante fuoriuscito dal serbatoio numero 5 lo ha trasformato in una torcia. E chissà per quale motivo, il tecnico di volo ha attivato una procedura antincendio senza l'autorizzazione del comandante. Di sua iniziativa, il tecnico ha spento il motore. E in assenza di una velocità di volo adeguata, non avrebbe dovuto prendere iniziative. Anche un motore in fiamme fornisce una certa potenza. Purtroppo, quando il tecnico ha spento il motore, il destino delle persone a bordo era segnato. L'aereo si è come impennato, si è inclinato di circa 110 gradi e si è schiantato su un hotel a Gonesse. Nel disastro muoiono 109 tra passeggeri e membri dell'equipaggio e altre 4 persone a terra. L'incidente apre i telegiornali in tutto il mondo. Subito si avviano le indagini per stabilirne le cause. Non molto tempo dopo c'è stata una riunione degli inquirenti britannici e francesi, nel corso della quale è stata ricostruita la sequenza degli eventi ed è stato deciso di predisporre il ritiro provvisorio di tutti i Concorde in attesa dei risultati dell'inchiesta. Nei 15 mesi successivi, il team del Concorde effettua modifiche al velivolo in tutte le aree chiave che sembrano aver contribuito al disastro. Oggi inseriremo il primo dei 150 rivestimenti in Kevlar nei serbatoi. Sono progettati per impedire la massiccia fuoriuscita di carburante che si è verificata a Parigi e questo di sicuro impedirà il ripetersi di incidenti di quella portata. Inoltre, il team introduce gomme più resistenti alle forature. I cavi del carrello che potrebbero aver innescato l'incendio vengono corazzati con un rivestimento di acciaio flessibile.
Dopo gli interventi di modifica e messa in sicurezza di quei tre componenti, era assolutamente impossibile che quell'incidente potesse ripetersi. Nel 2001, il Concorde è quasi pronto per ottenere l'autorizzazione al rientro in servizio. Ma nel giorno del primissimo test di volo con passeggeri, accade un evento molto più significativo, che finirà per cambiare il destino del supersonico. In seguito al disastro di Parigi avvenuto nel 2000, il Concorde subisce una serie di modifiche. Prima di ricevere il via libera per il rientro in servizio, dovrà effettuare un volo di prova a pieno carico con passeggeri a bordo. È programmato per l'11 settembre 2001. Dovevamo effettuare un volo simulato Londra-New York. Ci servivano un centinaio di passeggeri, così abbiamo usato dipendenti della British. Non siamo arrivati a New York, siamo tornati indietro a metà volo, la distanza era la stessa. E tutto era andato bene, molto bene. Il volo era stato assolutamente perfetto. Sono salito in cabina per salutare i ragazzi. Il pilota era Mike Bannister e mentre ero lì mi ha scattato una bella foto. Erano di ottimo umore, l'aereo andava benissimo. I passeggeri sono scesi, li ho salutati dal portellone e l'ultima persona a scendere è stata Ricky Bustin, un tecnico di terra del Concorde, lo conoscevo benissimo. E circa due minuti dopo è riapparso col cellulare all'orecchio ed era terreo in volto. È stato il momento in cui il primo aereo si è schiantato sul World Trade Center. Dopo tutta quell'euforia è calato il gelo. Pensavo che mentre bevevo champagne sul Concorde, New York era sotto attacco. Mi sono sentito in colpa perché contemporaneamente negli Stati Uniti stava succedendo il finimondo. L'11 settembre ha avuto un impatto enorme sull'aviazione civile. Prima di tutto diversi clienti, uomini d'affari, avevano perso la vita perché si trovavano all'interno dei due grattacieli. Secondo, la gente era diventata più diffidente, molto più diffidente. Ha inferto un colpo tremendo all'intero comparto, visto che due aerei di linea erano stati usati come arma. La gente aveva paura. Due mesi dopo l'11 settembre, i Concorde della British rientrano in servizio, ma il numero dei passeggeri diminuisce drasticamente. Le compagnie aeree hanno risposto al calo della domanda tagliando i voli previsti di circa 18.000 posti. Dopo un anno di rassicurazioni e un inasprimento delle misure di sicurezza, è un chiaro indizio che tra i passeggeri permane una certa ansia. British Airways e la divisione Concorde attraverseranno 18 difficili mesi, ma alla fine il comparto comincia a riprendersi. Tuttavia, per Air France la situazione è diversa. Air France registrava un numero di passeggeri ridicolo. A volte il volo transatlantico da Parigi viaggiava con 6-8 persone a bordo. Non riuscendo a riprendersi dopo le tragedie di Parigi e New York, la Air France decide di ritirare dal servizio tutti i suoi Concorde. Ma questo ha gravi ripercussioni anche per la British. Senza Air France, dovrebbe sostenere gli interi costi di manutenzione della sua flotta di supersonici. La British aveva previsto costi per 100 milioni di sterline all'anno, quasi 2 milioni alla settimana, prima che un solo aereo decollasse, cifre insostenibili. Non ci sono alternative. Nell'aprile 2003, British Airways e Air France annunciano che il 24 ottobre di quello stesso anno tutti i Concorde saranno ritirati dal servizio. Non c'è dubbio, se fosse stato redditizio, sarebbe rimasto operativo per chissà quanti anni ancora. Il ritiro non era dovuto a difetti progettuali. Ironia della sorte, l'annuncio del suo ritiro rende l'aereo più popolare che mai. Tutti avrebbero voluto volare sul Concorde almeno una volta nella vita. E quando è stato annunciato che entro pochi mesi quegli aerei sarebbero finiti in qualche museo, tutti sono corsi a prenotare un volo. Per i successivi sei mesi è una corsa ad accaparrarsi l'ultima opportunità per effettuare un volo supersonico e i Concorde britannici fanno registrare il tutto esaurito.
L'ultimo volo in programma è un New York-Londra. Decine di migliaia di persone affollano Heathrow per vedere il Concorde un'ultima volta. È un giorno così triste. È vero. Come mi spiace molto che si chiude. Il fatto che venga ritirato dal servizio è qualcosa di sconvolgente e molto triste. Non riesco a capacitarmi che presto non volerà più. A 2 minuti di distanza l'uno dall'altro, 3 Concorde atterrano a Heathrow. Ai comandi del terzo c'è Mike Bannister. È l'ultimo ad atterrare nell'aeroporto londinese. I reparti antincendio ci hanno omaggiato con un arco fatto con i cannoni ad acqua. Mentre ci avvicinavamo all'arco, dovevo rientrare con la bandiera e chiudere il finestrino, ma si è incastrato. Il getto ci ha centrati in pieno, inondando la cabina di pilotaggio. Io ero bagnato fradicio. A terra, la British Airways riserva un'accoglienza di riguardo alle celebrità che hanno volato sull'aereo negli ultimi 27 anni. È stato un motivo di orgoglio per la Gran Bretagna e lo abbiamo costruito collaborando con i francesi. Di questi tempi è cosa rara. Sono stato l'ultimo a scendere. Avevamo 5 Concorde parcheggiati davanti al luogo del ricevimento. Ero l'unico a camminare lì in mezzo. E in quel momento ho realizzato che avevamo appena dismesso 5 Concorde perfettamente funzionanti. A tanti anni di distanza da quell'ultimo volo, i supersonici sono diventati cimeli da museo sparsi in giro per il mondo. Ogni anno i migliaia corrono per ammirare quello che un tempo era considerato il futuro dell'aviazione. Un abisso rispetto agli aerei delle compagnie low cost odierne. Negli anni 60 i progettisti del Concorde non avrebbero mai immaginato gli attuali sviluppi dell'aviazione civile. Tutti pensavano che gli aerei sarebbero diventati più veloci e invece sono diventati più economici. Ma forse l'era dei viaggi supersonici non è finita. Oggi, sulla scia del Concorde, sono allo studio diversi progetti. Uno di questi è il boom degli americani. Si pensa di costruire un piccolo jet da 50 posti con materiali compositi, capace di volare alla velocità del suo illustre predecessore. Forse è la prima fase che porterà alla creazione di un qualche tipo di supersonico commerciale, ma sono sicuro che i progressi tecnologici consentiranno la nascita di un vero e proprio successore del Concorde nel settore dell'aviazione civile. Ma per ora, questo rimane unico nel suo genere. Un folle sogno concepito negli anni 50, sviluppato negli anni 60 e realizzato negli anni 70. Non solo il Concorde non è stato ancora superato, ma nemmeno eguagliato. Comunque vada, il Concorde non ha fatto soltanto la storia, ma ha lasciato una serie sterminata di dati a disposizione dei suoi successori supersonici. Oggi viene considerato un successo, un emblema. La sua linea è ancora futuristica. Per una generazione e mezza ha rappresentato un grande traguardo. Era nostro, una nostra conquista. Il Concorde è stata la pietra di paragone dell'aeronautica mondiale per 27 anni e anche se potevano permetterselo solo pochi privilegiati, la gente comune lo ha amato moltissimo. Alzavi gli occhi al cielo e vedevi quella macchina, un gioiello unico che nessuno è ancora riuscito a eguagliare. È il più bell'aereo mai costruito.